tutti amici di AstroPilz e benvenuti a questo nuovo episodio dedicato alla serie completa di Pix Insight. Siamo arrivati al settimo episodio dove parleremo di stretching. La scorsa puntata, nel sesto episodio, abbiamo fatto la riduzione del rumore e quindi abbiamo fatto l'ultimo step di elaborazione della fase che viene chiamata lineare, ovvero prima dello stretching. Subito dopo lo stretching, per l'appunto, si passa alla fase non lineare. Innanzitutto definiamo che cosa vuol dire strecciare l'immagine. Beh, quello che andremo a fare, andremo a prendere il nostro istogramma, che è molto compresso dovuto al fatto che l'immagine di per sé ha un range dinamico, quindi compresso dovuto sia al fatto che gli oggetti che noi andiamo a fotografare di notte hanno bisogno e necessitano di molto segnale, e questo segnale che ci arriva, per l'appunto, è compresso, non ha un range dinamico come potrebbe avere una fotografia diurna, e quindi questo fa sì che molti dettagli, molte sfumature di colore, il contrasto si perda nel nero del fondocielo e per l'appunto rende l'immagine poco interessante. Invece lo stretching è una funzione che va a prendere il nostro istogramma e va a strecciarlo, a stirarlo per avere maggiore informazione e quindi un risultato come quello che avete visto nella foto durante l'elaborazione applicando l'autostretch. Quello che faremo adesso, andremo a rendere quello stretch che abbiamo utilizzato per l'elaborazione, lo andremo a rendere effettivo, definitivo e quindi parte dell'immagine. I processi che mette a disposizione Pix Insight per fare lo stretching sono diversi. Quello che io utilizzo il 99% delle volte e soprattutto credo che sia quello più potente, che ci dà più controllo sul processo di stretching dell'immagine, è Histogram Transformation, usato in combinazione con Screen Transfer Function. Ci sono però altri processi che Pix Insight ha a disposizione, li andremo a vedere, alcuni dei quali vi spiegherò anche in quali circostanze vanno utilizzate, gli altri invece andremo a vedere quali sono le loro debolezze, perché io personalmente non ho mai trovato il modo per utilizzarli a modo nella mia immagine. Ho sempre preferito utilizzare invece Histogram Transformation. Quindi partiamo dalla nostra immagine così come l'avevo lasciata. Adesso abbiamo tolto lo stretching, rimettiamo l'auto stretch dell'immagine e quindi questa è la nostra nebulosa dell'anima. Andiamo a rimuovere lo stretching di Pix Insight, anche perché quando adesso andremo a applicare i processi di stretching altrimenti avverrà due volte e quindi avrete un'immagine completamente bruciata. Quindi ricordatevi sempre in fase stretching di togliere qualunque maschera avevate applicato, altrimenti streccerete solo le regioni con la maschera. E procediamo con il primo di questi quattro processi che vi farò vedere: Adaptive Stretch, Auto Histogram, Arc Scene H Stretch e infine abbiamo Masked Stretch. Partiamo da Adaptive Stretch. Adaptive Stretch è un processo abbastanza semplice se voi andate a vedere il tipo di parametri che vi mette a disposizione. Fondamentalmente quello che va a fare, andiamo a vedere l'anteprima, andiamo ad aprire il grafico, va a generare questa funzione di stretching che è controllata semplicemente da due valori, ovvero dalla soglia del rumore e dalla protezione del contrasto. La protezione del contrasto evita che le parti più luminose dell'immagine vengano bruciate mentre si cerca di stirare quelle meno chiare, quindi più scure, e invece la soglia di rumore è quello che va a determinare qual è il rumore del fondocielo e quanto deve cominciare a spingere il processo superata quella soglia. Quindi il risultato è questa funzione che vedete qui dietro. Andando a vedere, io questi parametri li ho già impostati per come sono riuscito a elaborare al meglio la mia immagine utilizzando questo processo, e come potete vedere già a primo colpo d'occhio, non potete dirlo tranquillamente, non mi offendo, il risultato finale fa abbastanza schifo. Questo perché il processo ha troppo poco controllo. Due parametri non sono sufficienti a mio avviso per controllare lo stretching di un'immagine così complessa. L'immagine è molto satura, troppo contrastata, è sicuramente non naturale. Ho anche cercato di vedere e confrontarmi con altri astrofili con il loro utilizzo che hanno fatto con Adaptive Stretch, e anche loro sono giunti alla stessa conclusione, che purtroppo questo processo funziona veramente in pochissimi casi, ovvero in immagini che abbiano un rapporto segnale-rumore stupendo e soprattutto che non abbiano troppo contrasto, troppe differenze di contrasto all'interno delle immagini. Quindi scordatevi nebulose come queste. Andiamo a vedere nel pratico. Come potete vedere, un buon indice di riferimento come esponente per la soglia di rumore dal quale vi consiglio di cominciare a lavorare è
meno 4 e quello di protezione è meno 2 meno 3. Dopodiché utilizzate la Real Time Preview e come potete vedere spostandoci verso sinistra l'immagine diventa più luminosa perché la soglia di rumore si abbassa, andando verso destra diventa sempre più scura. Però se andate, voi mi direste vabbè, allora vai più a destra se non vuoi ottenere tutto questo contrasto e questo diciamo questo effetto ultra saturo dell'immagine. No, perché se andate troppo oltre, guardate, la funzione poi taglia troppo e quindi l'immagine diventa pressoché inesistente, diventa un fondo cielo nero con qualche nebulosità a malapena visibile. Quindi ecco, c'è un limite al quale questo processo può arrivare ed è grosso modo questo. Invece per la protezione del contrasto, come vedete, alzando e abbassando si va a controllare questa parte della curva e sostanzialmente è una sorta di controllo di fino di quello che fa noise threshold. Regione di interesse, questa cosa qui è interessante perché se voi andate a selezionare una regione dell'immagine dove ad esempio c'è la nebulosità o una media della nebulosità che a voi interessa, potete dargli questa regione di interesse da un'anteprima. Ad esempio io potrei scegliere l'anteprima 2 che se ricordate, poi vi farò vedere, dovrebbe essere questa regione dell'immagine. Allora lui utilizzerà come base per il calcolo della funzione di stretch quella regione, però di contro potreste avere una cosa che streccia molto bene regioni dell'immagine che sono simili a vostra anteprima e il resto invece potrebbe venire non proprio un granché. Infatti vedete che come è cambiato il colore in questo modo, è diventato molto più saturo. Adesso vi sposto la finestra e vi faccio vedere. È una schifezza, ragazzi, purtroppo non voglio offendere questo processo, ma non va bene per questo genere di immagini. Quindi ve l'ho fatto vedere, giocateci un po', vedete se funziona per voi, su quali immagini sperimentate, ma personalmente è un processo che non utilizzerai mai per fare lo stretching dell'immagine. Quindi, visto l'adaptive stretch, passiamo al secondo, che è Autohistogram. Autohistogram è anch'esso un processo molto molto semplice, nel senso che va a prendere il punto medio dell'immagine, quindi il min pixel dell'immagine, e dopodiché va a applicare uno stretch globale sulla base di quello. Innanzitutto avete diversi metodi con cui potete fare lo stretch. Il primo è Gamma Exponent, che è quello che vi darà come risultato meno contrasto. Poi avete Logarithmic Transformation, che è una via di mezzo, avete più contrasto però un colore meglio preservato. Gamma Exponent preserva il colore molto bene però ha meno contrasto, Logarithmic Transformation sacrifica un po' il colore naturale per dare più contrasto, e infine avete Rational Interpolation che invece spinge il contrasto molto forte a discapito ovviamente di un colore meno naturale. Quindi andiamoli a vedere velocemente tutti e tre. Prima vi faccio vedere anche, cioè, joint e individual channels. Questo vuol dire che lo stretch verrà fatto utilizzando tutti e tre i canali RGB come se fossero allineati, e di fatti dovrebbero esserlo se avete fatto la parte di linear fit e di calibrazione, ma potreste anche decidere di utilizzarli, o meglio di applicare coefficienti diversi per ognuno del rosso, verde e blu, e se volete calcolarveli o volete farli calcolare a PixInsight potete cliccare su Set Exactive Image e come vedete secondo il calcolo che fa PixInsight c'è una leggera dominante del blu, e questo non è falso perché se voi vedete il fondo cielo effettivamente si nota una leggera tinta bluastra, quindi mi fiderei di questa stima che ha fatto PixInsight. Tuttavia io preferisco utilizzare sempre il joint RGB luminance channels. Sopra avrete Histogram Clipping, che vi serve per settare il punto di nero. Fondamentalmente quello che uso sempre io, con le pochissime volte che ho usato Autohistogram, ma poi sono sempre ripassato a Histogram Transformation, questo vi aiuta a definire il punto di nero. Andiamo a vedere nel pratico come funziona, andiamo ad applicare la nostra immagine. È molto veloce come processo. Vedete che effettivamente la spinta che dà così con il valore 0,07 è poco, quindi andiamo ad alzarlo e andiamo a dare, se non sbaglio ero arrivato a 0,2 con il processo che avevo salvato. Andiamo a riapplicarlo e vedete che sì, l'immagine è strecciata, c'è una preservazione del colore a mio avviso fantastica, perché il colore viene preservato ma l'immagine è davvero davvero piatta, cioè le stelle a mio avviso il colore anche i core delle stelle il colore rimane naturale ed è una cosa molto molto
bella da vedere, da apprezzare, ma l'immagine purtroppo è piatta. Se noi andiamo a spingere un altro po', guardiamo che succede, perché purtroppo spingendo non è che si ottenga un risultato migliore. L'immagine viene lavata via da questo effetto bianco, eppure alzando il punto di nero, andando a clippare sugli highlights, fidatevi che questo non aumenterà il vostro contrasto, quindi avrete un'immagine che è sì strecciata, sì con un'ottima preservazione di colori, ma ragazzi sarà piatta come una tavola da surf. Quindi anche questo processo a me onestamente non è che faccia impazzire più di tanto. Si può applicare, come ho fatto io in questo momento, in due mandate o più volte, ma comunque scordatevi il contrasto. Potrete poi provarci con Curve Transformation, provateci, fatemi sapere come va, ma personalmente lascerei perdere. Passiamo, andiamo a ripristinare l'immagine come era prima e passiamo a Arc Scene H Stretch. Allora, questo processo va a utilizzare una funzione, come dice il nome stesso, di seno inversa, quindi arcoseno, iperbolica, l'H sta per iperbolica. Anche qui avete l'anteprima in real time. Questo processo ha, da una parte crea un ottimo contrasto, ma dall'altra, se avete, come nel mio caso ad esempio, cioè sempre nelle vostre immagini ci sarà una leggerissima tinta, potrebbe essere blu, rosa o magenta o blu all'interno del colore delle vostre stelle, questo processo le esaspererà parecchio, come potete vedere. Possiamo anche abbassare il fattore di stretch, ma vedete, la cosa più difficile è proprio andare a preservare il colore naturale se non è presente nella foto. Se avete un colore naturale presente nella vostra foto, quindi la vostra fotocamera ha acquisito sotto probabilmente un cielo scuro, avete fatto in linea fitta, avete fatto tutto perfettamente, allora qui il contrasto che crea questo genere di processo mi piace, soprattutto se guardiamo queste regioni, è molto bello, è molto duro, anche se il colore è troppo saturo, e ok, su questo possiamo starne a discutere, però di per sé il contrasto c'è. Potete e dovete soprattutto fare la stima del black point, perché andiamo a vedere, alzando il black point lui mangia più o meno immagine. Per non farlo a mano potete far fare a PixInsight, c'è la funzione estimate black point, e soprattutto potete cercare highlight values, che vi fa vedere quali sono i punti che sono stati clippati a zero, e quindi questo lo potete vedere in tempo reale. Questo potrebbe essere un buon valore, vi regolate così, insomma, laddove questi puntini rossi prendono la parte al di fuori del vostro oggetto celeste, è un buon black point. Nel momento in cui andate sul vostro oggetto, sulla vostra nebulosità, vi state mangiando segnale, quindi dovete tornare indietro. Quindi, ecco, il risultato non è proprio accattivante, però meglio di Adaptive Stretch sicuramente, e direi anche dal punto di vista colore non meglio di Auto Histogram, ma dal punto di vista di contrasto sì, una combinazione dei due sarebbe probabilmente eccezionale, ed è quello che Histogram Transformation fa. Ma prima di passare a Histogram Transformation vediamo l'ultimo, che è per l'appunto Masked Stretch. L'ho trovato sotto All Processes, Masked Stretch. Questo invece è il processo che uso nel restante 1% dei casi, no, ma anche qualcosa di più, perché Masked Stretch in realtà è una figata pazzesca. È un tipo di stretch che viene applicato su più iterazioni e più volte, quindi invece di applicare lo stretch in una singola passata, lo fa poche volte e spesso, sempre per il principio, vi dicevo anche nell'altro episodio, quando si parla di riduzione del rumore e anche dell'applicazione di processi in generale, poco e spesso è meglio di una volta e tanto. Andiamo a vedere i valori di default, generalmente funziona molto bene, il target background da 0.125, io non sono mai andato nei miei soggetti, inclusa la nebulosa di Orione M42, che è una di quelle nebulose che vi consiglio di strecciare con Masked Stretch, perché c'è un sacco di colore, c'è un core molto molto luminoso, e utilizzando soltanto l'HDR non basterà. Vi consiglio di utilizzare il Masked Stretch e poi andare a lavorare con le curve per dare un contrasto più aggressivo, perché Masked Stretch ovviamente, proteggendo e avendo un approccio più conservativo nello stretching, non genera grossi contrasti, però vi preserva il colore, adesso lo vedremo, in una maniera eccezionale. 100 iterazioni è il valore giusto, arriva fino a 1000, ma lasciate perdere, perché 100 è il valore ideale. Potete fare meno iterazioni se volete fare più prove, perché purtroppo questo strumento non ha una
una real time preview, quindi potete mettere 50 per fare delle prove, però 100 è il valore che vi consiglio di utilizzare. Clipping fraction invece è quel valore che volete utilizzare per controllare, diciamo, il vostro punto di nero, quindi per spingere un po' di più il contrasto e andare a scurire il fondo cielo. Il tipo di maschera vi consiglio di utilizzare Hue Saturation Intensity invece di Hue Saturation Value, perché funziona meglio. E background reference, questo invece è una cosa fondamentale, perché il nostro masked stretch quello che vuole è una preview, che io per l'appunto sono andato a creare qui, la preview 03, vuole una preview di fondo cielo per poter calcolare poi le regioni che lui deve andare a proteggere e quelle invece che deve andare a strecciare. Quindi selezionate una piccola anteprima dove non ci sono stelle e datela come background reference in Masked Stretch, quindi io darò preview 3. Infine torniamo alla nostra immagine e andiamo ad applicare questo processo e vediamo un po' come si traduce tutto questo. Non ci mette moltissimo, sul mio computer, che ammetto che è un po' un muletto da lavoro, è abbastanza veloce, però appunto per questo vi dicevo, utilizzate meno iterazioni se state facendo delle prove e poi quando dovete applicare per l'applicazione finale del processo, fermatevi a 100 iterazioni. Io ho visto persone che sparano 500 iterazioni pensando che faccia chissà che, ma in realtà non serve a niente, vi fa solo perdere un sacco di tempo. 100 è il valore che volete utilizzare. Ecco qui, è vero, allora, la differenza con Auto Histogram, alcuni potrebbero pensare, ok, è simile a Auto Histogram, lo è, ma c'è molto più contrasto. Guardate i colori come vengono preservati naturalmente, lo stretching di Masked Stretch a me, sinceramente, dal punto di vista cromatico, mi fa impazzire, è veramente un processo che va a fare uno stretching conservando i colori in una maniera favolosa. Guardate qui, sia delle stelle, questo è fatto con un filtro dual narrow band, cioè pensare di conservare il colore delle stelle, che di solito vengono tutte bianche quando si va in narrow band, Masked Stretch fa davvero miracoli. Guardate che c'è comunque contrasto. Potrei alzare la clipping fraction a 0.002 per dare più spinta casomai all'immagine e scurire un po' il fondo cielo, ma ecco, giocate con questi valori e cercate di arrivare al risultato che più vi piace. Quindi Masked Stretch consigliatissimo e soprattutto si può applicare anche in fase non lineare, ricordatevi questa cosa qui perché è molto molto importante. Quindi potreste prima fare uno stretch con ad esempio Histogram Transformation e poi post stretch potreste utilizzare Masked Stretch e viceversa. Quindi non è da sottovalutare il fatto di utilizzarlo in combinazione con altri processi di stretching. Ma andiamo finalmente al nostro Histogram Transformation, che è l'ultimo e quello che utilizzeremo. Quindi per fare lo stretching con Histogram Transformation andiamo ad aprire come sempre Screen Transfer Function e andiamo ad aprire anche Histogram Transformation. Andiamo a stretchare la nostra immagine con la funzione di auto stretch e andiamo ad applicare questa funzione auto stretch a Histogram Transformation. Selezionate la vostra vista e adesso andiamo a rimuovere lo stretch, sempre per il discorso che non vogliamo applicarlo due volte nella real time preview che apriremo subito dopo. Apriamo la real time preview e questo è come dovrebbe venire lo stretch allo stato attuale. Per controllare il punto di nero utilizzate il triangolo delle ombre e spostatelo verso destra. Come vedete l'immagine comincerà pian piano a scurirsi, ma d'altra parte guardate sopra il vostro histogramma. Voi non dovete assolutamente clippare il segnale, perché qui c'è del segnale rosso che se io vado verso destra, guardate, sto buttando via la nebulosità più debole dell'anima e questo non è una cosa che va bene. In basso infatti vedete dove c'è shadows, vi dice la percentuale di pixel clippati. Fate attenzione, guardate bene a quel valore, anche se vi dovete regolare molto anche sull'histogramma, perché a volte il valore che vedete lì sotto è sì veritiero, ma non prende in considerazione poi il risultato finale dell'immagine. Quando, come nel mio caso, avete un fondo cielo che
rimane molto chiaro, perché voi state cercando di preservare il vostro istogramma, io sto cercando di preservare il rosso, beh, quello che potete fare allora, potete lavorare su i mid-tones, quindi i toni medi, e andate a spingerli, che è la freccetta che trovate subito accanto, andate a tirarli verso destra, quindi andiamo a ricomprimere un po' il range dinamico andando a creare più contrasto e a scurire leggermente l'immagine. Quello che volete fare voi, volete tirare le ombre fin quando non comincia a risalire la curva parte del vostro istogramma, quindi state cominciando a clippare del segnale. Quindi, fatto questo, anche se questa immagine sembra non avere troppa energia, troppa spinta da un punto di vista di colore, di contrasto, sembra un po' debole, non vi preoccupate, perché poi con Curve Transformation andremo a creare ancora più spinta e contrasto, però questo potremo farlo anche perché abbiamo preservato la maggior parte del nostro segnale. Gente che fa l'elaborazione e vuole avere il cielo nero come la pece, è sbagliato, perché il cielo non è nero, tra l'altro il cielo è di un colore che è molto vicino al nero, ma è un grigio davvero molto scuro. Quindi non vi fate prendere dall'ansia che il vostro fondocielo deve essere nero come una lavagna, perché a parte non sarebbe naturale, ma sicuramente vi mangereste parte della vostra nebulosa. Come sempre il vostro pesante Marco vi dice: meno fate, meglio è, quindi ricordatevelo. Io spingerei veramente di pochissimo i mid-tones un po' verso destra per creare giusto un altro pochino di contrasto in più, ma mi fermerei così, anche perché adesso, quando andremo a lavorare sui dettagli e sulle curve, vedrete che riusciremo a spingere l'immagine ancora di più. Poi, a fine elaborazione, se vogliamo aggiustare il punto di nero, potremo sempre farlo con l'istogramma, ma non esageriamo nella fase di stretching, perché altrimenti rischiamo di perdere dei dati che poi in fase di elaborazione dei dettagli potremmo non avere. Meglio essere conservativi per poi andarci a lavorare dopo sul punto di nero. Una volta che siete soddisfatti della vostra curva di trasformazione, andiamo a rendere lo stretching permanente, e questa è la nostra immagine non lineare. Quindi, finita la fase lineare, siamo entrati nella fase non lineare. Quello che si potrebbe fare, che vi dicevo l'altra volta, è una seconda fase di riduzione del rumore, ma sinceramente non vedo la necessità di farla, perché vedo che il fondocielo mi sembra ottimo, non vedo rumore di luminanza e di crominanza, pertanto non ne vedo la necessità. Però se voi voleste fare, e soprattutto dopo lo stretching doveste vedere che è riuscita della crominanza, o che ci sono delle regioni sulle quali volete lavorare meglio per quanto riguarda la riduzione del rumore, siete stati bravi e conservativi come vi ho detto io nella prima fase, potete fare come per la prima fase: vi create le vostre maschere di luminanza e andate a utilizzare i processi di riduzione del rumore. Piccolo consiglio: quello che funziona meglio in fase non lineare come strumento di riduzione del rumore è ACDNR, che è questo qui, scusatemi, ACDNR. Questo qui funziona benissimo in fase non lineare ed è uno di quelli che vi consiglio di usare di più, sia per luminanza che crominanza. Lo vedremo poi, se mai ci faremo un tutorial a parte, perché in questo poi già ci siamo, vedo, dilungati abbastanza a lungo, quindi ci faremo un tutorial a parte, casomai, su ACDNR. Se siete interessati, lasciatemi un commento in basso, che ci creerò per l'appunto un capitolo a parte per quanto riguarda l'elaborazione. Quindi, per il momento, questa immagine è il nostro punto di partenza per il prossimo episodio. Devo dire che sono soddisfatto, i colori delle stelle mi piacciono, la nebulosità mi piace, il contrasto mi piace, quindi buon lavoro ragazzi finora. Per la puntata di oggi ci fermiamo qui, è andato anche questo settimo episodio, abbiamo parlato di stretching e spero che vi siate strecciati la mente con tutte le opportunità che vi offre PixInsight, e che abbiate capito come questi processi di stretching che vi metto a disposizione, come possono essere utilizzati, quali sono i pro, quali sono i contro. Ovviamente tutto quello che dico io nei miei tutorial io non pretendo mai di insegnare niente a nessuno, parlo di esperienza personale e per come li utilizzo io. Può darsi anche che ignori alcune cose di questi processi, e sono sempre aperto
ai commenti sotto se voi volete dirmi: no Marco, ma che cavolo fai, Adaptive Stretch guarda che potrebbe funzionare così, funziona bene. Io vi ringrazio, lo dovete fare nei commenti, nessuno si offende, anche perché si cresce così, confrontandosi e dando il proprio parere, condividendo le proprie esperienze. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, se vi piace questo canale come sempre iscrivetevi e attivate le notifiche cliccando sulla campanella in basso. Noi ci rivediamo mercoledì con una nuova puntata di Pillole di Astronomia. Per questa sera è tutto, vi auguro una buona serata, dei cieli sereni e ciao!